Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Eccolo qua, questo oggetto qua in tanti me l'avete chiesto. Eccolo qua, questo qua è un monitor che si mette all'interno della nostra macchina, del nostro furgone, all'interno di un qualsiasi veicolo ed è predisposto sia per quanto riguarda il CarPlay e sia per altre funzioni che adesso vi faccio vedere. Questo dispositivo qua è utilissimo laddove all'interno della macchina proprio non abbiamo lo schermo. In più all'interno vi faccio vedere tante cose, tante funzioni utili che ho trovato utile prendere questo dispositivo qua. Come prima cosa adesso lo apriamo e faccio vedere il sito dove l'ho acquistato, dove scendiamo in auto, lo accendiamo un po' così per farvi vedere le funzioni e poi lo installiamo con tutte le sue funzioni sia per quanto riguarda anche le telecamere che sono incluso all'interno di questo kit. Ok ragazzi, adesso apriamo il pacco e vediamo all'interno cosa ci troviamo. Eccolo qua, questo qua è il vero e proprio display che è possibile andarlo a montare in auto. Vedete, è un 10 pollici, 10,26 per esattezza. Sotto qui abbiamo la basetta per poterlo andare ad attaccare, vedete, con un biadesivo sulla nostra macchina. In più, se andiamo a girare questo display, possiamo dire che dietro già c'è una sua telecamera, vedete, quindi funziona proprio come dashcam anteriore. Quindi laddove la andiamo a posizionare in macchina, già in automatico ci registra quello che sta succedendo in avanti, vedete, ed è molto utile. Poi in più all'interno della confezione ci troviamo sia il collegamento, questo qua semplice per quanto riguarda dove utilizzeremo questo qua per andarlo a collegare in macchina alla presa della accendisigari in macchina. Ci troviamo una prolunga di jack da 3,5 per quanto riguarda audio. Poi qui abbiamo il modulo per quanto riguarda l'installazione esterna, cioè nel senso che invece di andare a utilizzare questi cavi con l'accendisigari utilizziamo questo cavo originale. E in più qui ci troviamo una retrocamera posteriore. Quindi laddove andiamo a fare una retromarcia abbiamo anche la camera di retromarcia. Adesso riponiamo tutto, vediamo dove l'abbiamo comprato e poi lo proviamo. Ragazzi, il sito ufficiale è questo qua, Seikan. Ad ogni modo, per trovare è semplicissimo, basta andare su Google, scrivere Seikan CarPlay, eccolo qua, ci cliccate sopra. E il primo sito che vi esce è questo qua, proprio ufficiale, Seikan, eccolo qua. Ad ogni modo, il modello in questione, questo qua che c'ho io, è questo modello qua, eccolo qua. Sarebbe questo modello qua, come vi dicevo prima, il 10,26 pollici, funziona sia come CarPlay, sia come dashcam, ed è anche un registratore per quanto riguarda dashcam DVR, vedete? Supporta sia Android Auto che CarPlay, funziona in 4K e ha il wifi già integrato per quanto riguarda tutte le funzioni che abbiamo sul nostro telefonino. Il dispositivo parte da $100, poi giustamente in base agli accessori che vogliamo, giustamente aumenta di prezzo. Tutti i dispositivi CarPlay, anche questo display qua, funziona con sia con Siri sia con Google, in modo tale che potete richiamare gli assistenti vocali anche senza avere il telefono con voi. Come vi dicevo, abbiamo sia una camera frontale che una camera posteriore, vedete? Ad ogni modo, all'interno della descrizione di questo video qua vi metterò sia il sito ufficiale Seikan e sia il link ufficiale di questo dispositivo che ho qui. All'interno del sito troverete anche la descrizione tecnica per quanto riguarda questo dispositivo qua. Quindi, una volta viste tutte le sue funzionalità e tutto ciò che a voi interessa, e assicuratevi che è quello che serve a voi, lo comprate e vi troverete a casa questo dispositivo qua. Ok, adesso scendiamo giù e andiamo a provare. Ok ragazzi, allora eccoci qua in auto. Come potete vedere, io il display in questa macchina già ce l'ho, quindi laddove non avevo questo display, vi faccio un esempio come un Audi TT che non ha questo display qua ma ce l'ha solamente all'interno del quadro cruscotto, potrebbe eventualmente optare per questo schermo qua esterno, così in modo tale che applicando lo stesso qua sopra qua, fissando lo stesso qua sopra qua, ha tutte le funzioni per quanto riguarda CarPlay ed altre funzioni che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, come potete vedere lo schermo è un po' più sottile del suo originale, questo della mia macchina, però è molto più largo, vedete? Ad ogni modo è un 10,29 di pollici di grandezza. Ad ogni modo prendiamo i cavi di alimentazione di questi qua, di tipo per l'accendisigari, troviamo sia il cavo per quanto riguarda l'alimentazione del nostro display e sia una porta USB e una porta questa qua audio per poter andare a collegare a un dispositivo audio, vedete? Adesso andiamo a collegare questo qua all'accendisigari.
e quest'altra estremità andiamo a collegare di lato al nostro schermo, eccolo qua. Quindi lo colleghiamo, attendiamo qualche secondo e il dispositivo si accende, vedete? Ad ogni modo, anche per volerlo andare a spegnere, c'è il tastino qua sopra per accenderlo e per spegnerlo. Come potete vedere, ad ogni modo dobbiamo andare a programmare gli orari e quant'altro, perché comunque essendo la prima accensione dobbiamo andare a configurare un po' tutti questi settaggi qua. Già ad occhio qui abbiamo le varie impostazioni, andiamo in settaggi e vediamo se troviamo la lingua italiana così da utilizzarlo al meglio. Scendiamo, eccola qua, lingua italiana. Vi posso assicurare che anche il touch è abbastanza, vedete, abbastanza reattivo. Anche se la traduzione in italiano non è delle migliori, però man mano sicuramente piano piano si inizierà a capire l'utilizzo di tutto il dispositivo. Se clicchiamo qui attiviamo la camera frontale, eccola qua, è abbastanza veloce come camera, vi posso assicurare che si vede abbastanza bene. Qui sopra qua abbiamo la data con i minuti e quant'altro, è possibile andare a registrare tutto quello che sta facendo, ma dobbiamo andare a mettere un SD di memoria stesso in questo supporto qua, vedete? Quindi se andiamo a cliccare qua, giustamente ci dice avviso nessuna scheda SD. Possiamo fare una foto, bloccare questa funzione qua, attivare il microfono, invertire la camera con quella anteriore e quella posteriore e tornare alla home. Poi abbiamo internet mobile, sarebbe il CarPlay con un dispositivo, Screencast per quanto riguarda eventuali funzioni di internet su questo dispositivo qua. Abbiamo le canzoni che possiamo andare ad avviare da qua, passare avanti o comunque alzare e abbassare il volume. Abbiamo l'orologio, Bluetooth, i video che abbiamo caricati sull'SD, la luminosità e l'impostazione. Andiamo in impostazioni e stesso qui abbiamo le funzioni per quanto riguarda le impostazioni di questo dispositivo qua. Abbiamo la connessione al cellulare, posizione della proiezione dello schermo in base a Android Auto e quant'altro, la risoluzione, partiamo da un 720 1080 2K e 4K. Poi abbiamo il loop dei video, quindi nel momento in cui ci stiamo vedendo un video possiamo avere la possibilità di andarla a riguardare nuovamente, la sensibilità al tocco, il nome del dispositivo, schermo inattivo quindi andarlo a spegnere, linguaggio, tempo impostato, formato data, il wifi, l'informazione del wifi, formato l'SD che c'è all'interno, ripristino di fabbrica ed about, sarebbe informazioni dedicate al software e quant'altro di questo dispositivo qua. Adesso per prima cosa che possiamo fare, andiamo a collegare un telefonino per vedere il funzionamento del CarPlay, così vediamo una funzione base di questo dispositivo. Quindi andiamo qui in connessione cellulare, clicchiamo sul CarPlay, quindi andiamo in internet mobile, stesso qui ci dice la funzione che dobbiamo fare, quindi attivare il wifi, attivare il bluetooth e andare a trovare questo dispositivo qua con questo nome qua, TF7881, eccolo qua, TF7881. In questo caso ci dice di andare ad attivare sia il wifi che il bluetooth. La prima connessione del telefono deve connettersi manualmente al bluetooth, eccolo qua, quindi TF81BT. Stesso lui esegue, vedete, la connessione tra il telefonino iOS USA CarPlay e questo dispositivo qua, e in automatico poi si va a connettere tramite il wifi, eccolo qua, vedete, telefonino connesso, e questo qua abbiamo il CarPlay di questo telefonino qua. Come prima schermata, come potete vedere, ci dà la mappa, dopodiché scorriamo qua, ci dà telefono, mappe, messaggi, riproduzioni. Questa qua è l'impostazione per ritornare nuovamente, vedete, sul dispositivo corrente, podcast, calendario, le impostazioni del telefonino, Google, WhatsApp e YouTube. Questo qua è la grafica dell'Apple CarPlay. Ci sta anche la possibilità poi di andare a collegare l'Android Auto e ve lo faccio vedere in un secondo video. Una volta qui o comunque da qualsiasi schermata è possibile anche andare ad attivare gli assistenti vocali, in questo caso Siri per quanto riguarda l'iPhone. Quindi clicchiamo qui in basso a sinistra, guardate. Ehi Siri, portami a Roma. E come potete vedere, una volta detta la destinazione, Siri in automatico ci calcola il viaggio da qua fino a Roma. Vedete? Che ne pensate? Ragazzi, vi posso assicurare che è anche abbastanza veloce, vedete come per quanto riguarda sia il touch sia per quanto riguarda proprio il dispositivo stesso. Usciamo da qua, andiamo in auto, vi faccio vedere anche delle altre impostazioni. Andiamo in impostazioni, è possibile anche poterlo attivare sia sul lato sinistro sia sul lato destro per quanto riguarda anche vedere la visuale di altre informazioni. Adesso vi faccio vedere che il CarPlay lo mettiamo sul lato sinistro, confermiamo,
usciamo da qua, ritorniamo in Internet CarPlay e come potete vedere si vede sulla ventola dosista. Da quest'altra parte qua si vede la telecamera che registra sempre se abbiamo l'SD collegata, ed in ogni modo possiamo sempre utilizzare tutte le sue funzioni. Quindi ritorniamo qua in impostare, andiamo qui e adesso poi facciamo a schermo intero, che ne è più comodo così. Andiamo indietro, Internet Mobile, attendiamo qualche secondo per quanto riguarda il collegamento di questo dispositivo qua, vedete, all'iPhone, e subito compare. Che ve ne pare, ragazzi? Ad ogni modo, ragazzi, questo qua è uno schermo principale per il CarPlay di questa vettura qua. Diciamo un'altra funzione relativa è quella proprio della telecamera anteriore o in retromarcia, le comodità che ha questo schermo qua. Le funzioni principali sono quelle che riguarda sia il CarPlay sia l'Apple CarPlay, quindi sia per quanto riguarda Android sia per quanto riguarda iOS. Le funzioni o comunque le applicazioni che si possono andare ad installare qua sono qua sono tutte dedicate e collegate all'Apple CarPlay o l'Android Auto. Come dicevo, qua sopra qua abbiamo il tastino sia dell'accensione e sia dello spegnimento dello schermo anche durante la marcia, laddove questa luce dovrebbe darci fastidio, che comunque ad ogni modo è possibile andare a regolare la luminosità tramite il tastino qua sotto qua, vedete, o ad ogni modo andarlo del tutto a spegnerlo e poi a riaccenderlo all'occorrenza. Ok ragazzi, sembra avervi detto tutto per quanto riguarda il dispositivo 6can, per quanto riguarda questo monitor CarPlay. Vi ripeto, questo qua non è uno schermo con delle applicazioni, ma è uno schermo dedicato al CarPlay, e in più ha una funzione per quanto riguarda la camera anteriore, la registrazione della camera anteriore, e in più abbiamo anche la funzione di retromarcia. Ragazzi, ad ogni modo, per qualsiasi cosa all'interno della descrizione di questo video, come in tutti i miei video, troverete sia il link ufficiale di questa casa produttrice di questi prodotti qua, sia il link ufficiale della 6can e sia il link ufficiale di questo dispositivo nello specifico che ho utilizzato io. Ragazzi, spero che ad ogni modo questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace per farmi capire che questi accessori vi interessano all'interno della vostra macchina, iscrivetevi al mio canale se ancora l'avete fatto, così da supportare il mio canale, condividete questo video con amici e parenti che già vi hanno chiesto un dispositivo del genere, attivate la campanella per essere sempre attivi sui miei nuovi video, e che dire ragazzi, grazie per la visualizzazione di questo video, al prossimo video, ciao ragazzi, alla prossima!